Siamo in compagnia del colonnello Nicola Gigante, che è il comandante della scuola sottufficiali dell'aeronautica militare qui a Caserta, e l'aeronautica militare oggi ha dato ospitalità per questo interessante e importante convegno. Lei è da pochissimi mesi qui a Caserta. Com'è Caserta? Una città ospitale? Sì, sì, certo, assolutamente. Caserta è una città molto molto ospitale. E, io ho trasferito da poco anche la mia famiglia qui, ho moglie e due bambini e ci siamo subito trovati benissimo. La città è molto calorosa, anche sono un uomo del sud, quindi mi sono trovato bene anche per questo, devo dire. E, tra l'altro, mi ero comunque occupato di formazione nella mia carriera e arrivare qui a Caserta era nelle mie corde, diciamo, nella possibilità che la Forza Armata poteva darmi, e quindi sono stato ben contento di arrivare qui a fare questo comando presso la scuola specialisti in una città con una cornice sia di persone e di bellezze artistiche veramente invidiabile. Ecco, Caserta e l'aeronautica militare sono stati per tantissimi anni un tutt'uno e lo sono ancora, quindi questo convegno è anche l'occasione di aprirsi ancora di più al territorio, alla città? Assolutamente sì, l'aeronautica è qui a Caserta dal 1926, quando aveva qui istituito l'Accademia Aeronautica, dopodiché ha trasformato la sua formazione in quella degli specialisti, come ha detto lei prima, dei sottufficiali e nuovamente degli specialisti, quindi sono ormai 90 anni, diciamo, nei quali la nostra Forza Armata ha fatto sempre formazione d'eccellenza presso questa bella città. L'apertura da parte della nostra scuola e della Forza Armata verso qualsiasi tipo di manifestazione, organizzazione di eventi istituzionali come questo c'è sempre stata e ci sarà assolutamente in futuro. E mia intenzione, quella delle superiori autorità, assolutamente mettere a disposizione le strutture di questa nostra bella scuola, sempre per gli ordini, per la prefettura, la questura, e in questo caso con l'occasione, la richiesta del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capavetere, la dottoressa Casella, da me è stata colta al balzo per poter ospitare questo convegno che ha come oggetto ovviamente un qualcosa di estremamente moderno e reale, utile per le istituzioni e per la cittadinanza.